Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome comprarono gli oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Nessun vantaggio per noi essere nati se Cristo non ci avesse redenti. Non so quanti di voi, fratelli e sorelle carissimi, hanno fatto attenzione alla proclamazione del meraviglioso preconio pasquale che apre la veglia, che si proclama subito dopo il solenne ingresso nella liturgia del cielo e l'incensazione del cielo pasquale, che è l'inno che dà proprio il là a questa celebrazione e ne spiega il significato. Nessun vantaggio per noi l'essere nati se Cristo non ci avesse redenti. Proprio da qui vorrei cominciare queste piccole riflessioni di questa notte santa con voi. Se Cristo non ci avesse redenti, cioè se non avessimo vissuto e celebrato quello che stiamo vivendo in questi giorni, dopo la lunga preparazione della Quaresima, l'essere nati non avrebbe avuto nessun vantaggio per gli animi cari. Perché questa terra, come sappiamo, è una valle di lacrime. E se Cristo non ci avesse redenti, in paradiso non ci andava nessuno. Quindi, dopo la terra, sapete cosa sarebbe successo? Sì. Tutti all'inferno. Non ci sono purtroppo alternative a questa cosa qui. Nessuno. Voi sapete che nel Sabato Santo la Chiesa ricorda la discesa agli inferi di nostro Signore, perché negli inferi, cioè nella dimora dei morti, non dei dannati, c'erano tutti i giusti e i santi dell'Antico Testamento, che ovviamente erano stati presantificati, ma in vista della futura venuta di Cristo. Abbiamo sentito in una delle letture il sacrificio di Isacco, no? Abramo, avete visto cosa ha fatto Abramo? Siete capaci voi di fare una cosa del genere? Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, e portalo sul monte a sacrificarlo. Abramo l'ha fatto. E Abramo dove stava prima che Gesù morisse? Stava in paradiso. In paradiso non c'è entrato nessuno. Neanche San Giuseppe stava in paradiso. Neanche Mosè, nessuno. Perché per quanto santi potessero essere stati, non erano come l'Immacolata Concezione, nessuno. E anche l'Immacolata Concezione è stata l'Immacolata Concezione grazie ai meriti di Cristo Salvatore. Sapete che nel Magnificat la Madonna dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Lei non è stata salvata come noi, quindi dopo il peccato, ma è stata preservata anche dal peccato originale, ma sempre in vista dei meriti di Cristo. Quindi capite che cosa stiamo celebrando?
capiamo, figlioli miei cari, che qui sul pianeta Terra abbiamo da starci 70 anni, 80 anni, a se non è da 90, forse pure 100 qualcuno, ma poi è finito, eh? E dopo la vita terrena, ho scritto ieri durante una meditazione della Via Crucis, l'ultima, che succede? Adesso Cristo ci ha redenti, giusto? Facciamo un'altra domanda. Quindi adesso vanno tutti in paradiso? Tutti gli uomini, battezzati e non battezzati, cristiani e non cristiani, musulmani, shintoisti, zarathustriani, e poi tra i battezzati, peccatori, santi, fa niente, no? Quindi San Francesco, oppure una persona che non mette mai piede in chiesa per tutta la vita, vanno tutti in paradiso. Bisogna sempre farsi un pochino di domande, altrimenti non capiamo niente della vita. Dicevo ieri, alla morte bisogna prepararsi e pensarci adesso, perché quando arriva è troppo tardi. Quindi, domanda, prima pensateci voi, dopo se volete ve lo dico io. Dopo che Cristo ci ha redenti, vanno tutti in paradiso? Anche tra i battezzati, eh? I battezzati vanno tutti in paradiso, secondo voi? Pensateci. Poi vi dico quello che dice la Chiesa, non quello che dice Don Leonardo, eh? No, non vanno tutti in paradiso. Perché cominciate a riflettere un altro po' sulle letture, l'epistola di San Paolo ai Romani, che cosa ci ha detto? Qual è il senso della Pasqua e dell'opera della redenzione? Sentite bene, eh? L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso affinché noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. San Paolo va sempre un po'. Avete capito queste parole? Queste sono un po' difficilotte, se no ve le devo spiegare. Però questo è tutto il senso di quello che stiamo celebrando. Eh? Allora, il nostro Signore Gesù Cristo è morto ed è risorto. San Paolo chiude la lettera dicendo queste parole: così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Che significa? Chi è l'uomo vecchio, secondo la teologia di San Paolo? Sapete che a quei tempi non venivano battezzati i bambini, venivano battezzati i pagani, da adulti. Allora, chi è l'uomo vecchio? L'uomo vecchio è il pagano, cioè il peccatore, cioè, settima stazione di ieri sera, ho fatto un po' di elenchi di peccati mortali. Che faccio? Li rifaccio? O vi avevo storto l'elenco? La Pasqua, le bestemmie, non andare a messa la domenica, la sessualità vissuta al di fuori del matrimonio, cosa a cui oggi non ci crede più quasi nessuno, e lo spiritismo, l'ateismo, la droga, eccetera, no? Il pagano è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse morto e noi non ne fossimo più schiavi. Gesù nel Vangelo ha detto: chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ogni peccatore doc, se più lussurioso, è schiavo del peccato di lussuria, non sa vivere castamente, non è capace. Un drogato non è capace di astenersi dalla droga. Un bestemmiatore incallito, se non riceve una grazia del Signore, non smette di bestemmiare. Una persona che usa abitualmente il turpiloquio, la volgarità, che non è che se la dicono tutti anche a televisione è diventata lecita, eh? Non è lecito usare il turpiloquio, per nessun motivo. Non ne esce da solo. Ma una persona che accoglie la redenzione di Cristo, che succede? Tutta questa roba se la lascia alle spalle. Le bestemmie non si dicono più, le parolacce non si dicono più.
A messa la domenica si fa sempre, non una volta sì e 50 no, Pasqua, Natale e poi forse quando mi ricordo, eccetera, eccetera. La sessualità si vive solo all'interno del sacramento del matrimonio e solo in maniera lecita e santa e aperta alla vita, come vuole la volontà di Dio, lo vuole oggi, lo vuole ieri, lo vorrà sempre, non cambiano queste cose, non possono cambiare. Consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Quindi, morti al peccato, sapete che significa? Quando una persona è morta, non può fare più niente. Chi è un cristiano? Un cristiano è uno che è morto al peccato, cioè i peccati mortali non li fa più nessuno. Attenzione, non è che non li fa più perché, come molti oggi pensano, pensano di non farli, ma ne fanno una caterva. Pensano di non farli perché non hanno una coscienza formata, oppure pensano loro di poter dire: ah sì, lo so che questo la Chiesa dice che è peccato, ma io non ci trovo niente di male, quindi lo faccio lo stesso. Questo non funziona, questo qui, perché il bene e il male non lo decidiamo noi qual è una realtà oggettiva, lo riceviamo in dono, perché non per nulla nostro Signore ha dato a Mosè i 10 comandamenti e non per nulla nel Vangelo è venuto a completarli e a portarli a compimento. Non lo decidiamo noi il bene e il male. E quindi chi ci va in paradiso, secondo San Paolo? Chi è morto al peccato ma vivente per Dio in Cristo Gesù. La Chiesa e i Santi, con il Magistero della Chiesa, hanno sempre insegnato: vogliamo andare in paradiso? Ci vogliono due cose. Bisogna vivere in grazia di Dio, quindi confessati, con i sacramenti, con la messa, con la comunione, e osservare i 10 comandamenti e i doveri del nostro Stato. Questo ci vuole, perché il nostro Signore ci ha redenti, sì, nel senso che ci ha aperto la porta per il cielo, a condizione che noi accogliamo la sua salvezza e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Ultimissimo pensiero di riflessione sulla bellissima lettura del profeta Isaia, capitolo 55, che abbiamo ascoltato. Riprendo soltanto alcuni passaggi molto importanti, perché io, come ho già detto in qualche circostanza, sono un pochino preoccupato della condizione dei miei amati figli di Sermoneta, che vedo molto lontani da Dio e molto, non soltanto lontani, ma molto disinteressati. Isaia dice: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Ci sono dei tempi di grazia in cui il Signore ci visita e ci dà la chance, la possibilità di entrare in contatto con Lui. Questi momenti non vanno lasciati passare in vano, perché se passano in vano sono guai. Cercate il Signore mentre si fa trovare, che significa? Significa che non sempre, per qualche suo misterioso disegno che adesso vedremo, il Signore si lascia trovare. Ci dà dei momenti nella vita, ci dà delle occasioni che non bisogna lasciarsi sfuggire. Qui in questa chiesa più della metà delle persone non sono di Sermoneta, e più di qualcuno io li conosco bene, voi no, però poi si possono alzare in piedi se non ci credete, voi sermonetani. Vengono da centinaia di chilometri di distanza per partecipare a questi giorni con me. Questo è doveroso dirlo. È la maggioranza delle persone che sono presenti. Per questo che io sono preoccupato. Allora, cercate il Signore mentre si fa trovare. E prosegue. L'empio abbandoni la sua vita. L'empio è semplicemente una persona che vive senza Dio. A quello che vedo, qui sono tante le persone che vivono senza Dio, come se Dio non ci fosse. Io vorrei sbagliarmi, ma a certi funerali non ho visto i figli al funerale della madre. Spero di essermi sbagliato, spero, perché c'è tanta gente ai funerali, capite? Non è una cosa, sono cose preoccupanti. È bello vedere quando c'è una processione
tanti ometti piccoli e grandi venire a portare le statue, è una cosa molto bella, ma non sarebbe, come dire, più sensato se magari partecipassero alla celebrazione prima di portare la statua, o no? O magari poi andando in giro non si sentisse volare qualche sfrondone, diciamolo così, da una persona che ha portato la statua. Io mi chiedo, aiutatemi però, venitemi a trovare un ufficio. Che ci sta dentro la testa di un figliolo che fa queste cose qui? Che cosa pensi di te? Che idea di Dio hai? Che idea della religione hai? Pensi che se porti la statua a una processione, cosa? Hai fatto un favore al Padre Eterno e forse metti in pace l'anima? Capite? Non lo so, me lo chiedo. Non è sempre facile entrare in contatto e intercettare situazioni di questo genere, no? Allora, ritorni al Signore, che avrà largamente misericordia di lui, e al nostro Dio che largamente perdona. E poi conclude, e concludo anch'io, i miei pensieri, dice il Signore, non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Questo è un monito a non giudicare mai né le opere di Dio, e se mi posso permettere, fare molta attenzione a giudicare i ministri di Dio e quello che fanno, perché quello che fanno potrebbe non essere capito, ma chi giudica i ministri di Dio è Dio, capite? Un ministro di Dio non deve essere giudicato dai fedeli, perché Dio il giudizio se ne è riservato a lui. Voi non sapete perché un ministro di Dio fa certe cose, o non fa altre cose, dice certe cose, o non dice altre cose. Un ministro di Dio, degno di questo nome, valuta in coscienza quello che fare e quello che non fare, quello che c'è da dire e quello che non c'è da dire. Quindi, le vie del Signore ci sovrastano infinitamente, Dio non può essere giudicato da noi mortali, perché noi non capiamo quello che lui fa, ma lui sì. Raccomando di fare attenzione, per quello insomma che vedo e sento, anche nel giudizio dei ministri di Dio, perché poi state attenti che quando uno c'è il vizietto di giudicare il ministro di Dio, li giudica tutti, non è che ne giudica uno, li giudica tutti, perché se uno attacca con questa manfrina, voi capite che la perfezione in questa terra non esiste, per cui tutti siamo giudicabili, tutti quanti. Però bisogna fare attenzione per questa cosa, e non lo dico perché sono io, chiunque ci sia al posto mio, non si deve fare. Il ministro di Dio si ascolta per quello che dice e si prende l'esempio da quello che fa, e si valuta se, come e quanto svolge e adempie bene il suo ministero sacerdotale. Il ministro di Dio non è un compagnone, è un uomo di Dio, il suo compito è parlarti di Dio, portarti la parola di Dio, amministrarti i sacramenti di Dio, guidarti secondo la volontà e la legge di Dio, nell'adempimento il più perfetto e più possibile, scrupoloso e fedele dei suoi compiti e dei suoi doveri. Altre cose, simpatie, antipatie, caratteri, eccetera, sono del tutto secondari, e come tali vanno reputate. Siano lodati Gesù e Maria.